Ok, allora andiamo a sostituire la presa classica della trifase con quella per il gruppo elettrogeno, che gli attacchi sono diversi. Bisogna farlo questo lavoro. Poi in futuro, come ho detto, trasformerò questo in monofase. Altrimenti quella rotella lì la monterò in un'altra mola, vediamo quello che farò. Per adesso la cosa più semplice è sostituire questo e farla funzionare con il gruppo elettrogeno. Ok. Allora, la prima cosa, leviamo questa, con questo cacciavite a stella. Ecco qua. Con i guanti si lavora male, però, essendo cose arrugginite, è meglio evitare. Questo lo mettiamo qui. No, poi mi cascano dentro. No. Mettiamo qui, dai. Questo qui lo sapete che cos'è? Questo è un invertitore della Wimar, inverte il polo. Inverte. Devo prendere un recipiente qua, non so se ne cascano. Vabbè. Che dici, gattina? La gattina è sempre più felice. Vieni. Ecco qua, vedete? Oh, perfetto. Vedete, sono tre fasi, non c'è la scarica a terra qui, evidentemente non è stata messa. Altrimenti dovrebbero essere quattro fili, tre fasi più la scarica a terra. Però non c'è stata messa e vabbè, andiamo a levare questi. Che dici, gattina? Vieni. Non ti avvicinare tanto, se c'è le zecche a me mi fai un po' impressione tu, eh. Ok. Questo è un lavoro che andava fatto. Come primo lavoro, poi vedremo, ripeto, se riesco a farlo diventare monofase, ci metto un condensatore e lo faccio funzionare con la corrente della casa. Perché purtroppo. Ecco qua, vedete? Questo lo mettiamo da parte e lo possiamo anche levare da qui. E per levarlo però devo fare quest'altro lavoro. Ecco qua. I bolloncini ci sono. Vedete? Ecco qua. Non se ne escono i bolloncini, me li perdo, guardate. È un classico, eh. Ma guarda, è dura, eh. No, se li levo mi vado a perdere, guarda. Sto proprio scomodo qui. Non aspettavo che era così tosta la questione. Beh, vabbè. La devo levare, non ci sono santi. Non esce. Ah, ecco, adesso esce, uscita. Senza levarli, vedete, non l'ho levati, è uscita. Rimettiamola a posto prima che si perdano questi bolloncini. Piccolini sono, vedete? Quindi non li dobbiamo far perdere, perché poi non li troviamo. La rimontiamo, potrebbe essere utile in qualche altra parte, non lo so. La rimontiamo questa. Intanto andiamo a montare, vedete i fili come si sono attorcigliati qui? Ma fanno corto questi, no. Andiamo a vedere questa. Questa è la stessa cosa, vediamo se riusciamo. Vedete com'è fatta questa? Ecco. Eccola qua, uscita. Ecco, vedete, era stata usata e sono stati tranciati i fili, eccoli, guardate, proprio tranciati. È stata tolta e hanno, per fare prima, evidentemente qualcuno ha tranciato i fili per non smontarla. Proprio tagliati con le tronchesi, vedete?
Oggi c'è un sole, è una cosa incredibile, non ci si riesce a stare al sole. Pazzesco proprio. Quindi questo dobbiamo allargare un po' di più. È un altro sistema questo, vedete come è fatto? Ecco qua. Ok, allora. Ah, vedete com'è qua. Allora, questa dovrebbe essere la presa di terra. Infatti c'è la presa di terra, ma io non ce l'ho il filo della presa di terra, quindi non la posso mettere. Andiamo a levare questi. Eccoli qua. Ci vorrebbe un cacciavite migliore. Vediamo bene. Leviamo anche questi, vedete? È semplice, però ci vuole tempo. In tutte le cose che uno fa ci vuole un sacco di tempo. Non è che esistono cose impossibili, a meno che, insomma, su cose difficili bisogna farle fare i professionisti, ma certo non è il caso di chiamare un elettricista per fare questo lavoretto. Però vedete, già questo cacciavite non è buono. Ok. Che dici, gatto? Gatta? Che dici? Ecco qua. Nemmeno le pinze ho portato. Non porto nemmeno le pinze, guardate. Devo andare a prendere. Ecco, ma non serve che vada a prendere le pinze. Ecco qua, vedete? Questo grande è la scarica a terra. Questo qua è la terra. Vedete? Che c'è? Allora, adesso andiamo a mettere questo. Vediamo. Raddrizziamoli bene. Poi li mettiamo qui. Ecco qua. Perfetto. Poi li mettiamo qui dentro. Tutti e tre lo stesso, qui. Dio, ci vuole tempo per fare le cose, ragazzi. Non pensate che sia così veloce da fare. Allora, abbiamo detto la terra è questa, quindi noi dobbiamo mettere 1, 2 e 3. Forse mi conviene levarlo questo. Mi conviene levarlo perché è così scomodo qui. Non lo levo, dai. Lo levo perché è troppo scomodo. Guardate, come levarlo. Mamma mia, quanto è lungo. Oh mamma mia, quanto sono lunghe queste viti, ma che servono così lunghe? Aia. Bastavano la metà, guardate, ci vuole un'ora per svitarle. Ah, non mi piace. Evidentemente non le avevano più piccole, hanno messo queste. Ok. E poi non se ne va, vedete, è fatto apposta, per paura che uno se lo perde, ci hanno lasciato un pezzettino al peso, vedete. Adesso possiamo lavorare con calma, perché andiamo a mettere prima uno. Così. Mettiamo questo. Ecco. Mettiamone prima uno.
Poi mettiamo l'altro, sempre dentro, così. Mamma mia, quando l'hanno fatto, è difficilino a metterlo, guarda. Guarda quando è difficile. Non riesco a ficcarlo. Mi devo levare i guanti, guarda. Ho messo i guanti perché questi pizzicano, questi fili di rame. Pizzicano, un'altra volta mi è uscito il sangue. Ecco, questo è andato, penso di sì. Vediamo, stringiamo, se stringe vuol dire che è andato. Ecco qua. Poi vado a prendere un altro cacciavite migliore, perché questo qui non c'ha troppo grosso. Non riesco a stringere. Vado a prendere un altro cacciavite e li stringo meglio dopo alla fine. E questo è il terzo. No, questa è la presa di terra, mostra di la stupidaggine, pensa un po'. Meno male che ce l'hanno disegnato, vedi? A parte che si vede che è più spesso. Questo va qui, a questo qui. Ecco, va a questo, va. Ok, vedete? Sono lavori semplici, però ci vuole il suo tempo. Non si può. Che dici, gattina? Dove stai? Non è che ti chiudo dentro e me ne vado, no? Poi muori di fame. Devo stare attenta che quando vado via non chiudo la gattina dentro il garage. Che dentro muore di fame dopo. Ok. Dove sei stata? Che sei mancata l'altra volta, non c'eri. Ho portato gli ossi, la carne e non c'eri. Dove stavi? Ecco. Possiamo stringerlo. Per ogni vitina, per ogni vitarella, come la volete chiamare, ci serve un cacciavite adatto. A stella, spaccato, piccolino, grande. E così, non esiste possibilità diversa. Adesso, quando vado ad accendere il gruppo elettrogeno, sicuramente non parte perché la batteria è scarica. Ma posso stare a comprare sempre le batterie? Costa 200 euro una batteria. Oh, mamma mia. Ecco, che hai visto? È un topo? Oh ragazzo, che hai visto? Ho visto che ha fatto uno scatto felino. Eccolo, 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 eccolo. Ecco, ha preso un topo. Ammazza, oh, tremendo. Vediamo se me lo porta, eh. Vieni. Ha beccato, mi sa. Fa vedere. L'ha preso. Fammi vedere che ha preso il topo. Fatti vedere. Oh, è scappato. Ammazzalo. Ah. Ma che grande scemo. Che è come me, non è capace di ammazzare nemmeno una mosca, sto gatto, mi sa. Fa vedere che l'hai ammazzato. Non posso. Aspetta, eccolo. Ah, e allora devo levare il coso per farvi vedere il video. Troppo forte, eh. Smetto tutto qui, stacco tutto e vado a farvi vedere il video che ha preso il topo. Ok, scusate, ma è importante questo, lo devo vedere. Proprio forte, sto gatto. Ho sospeso i lavori della presa qui. Vediamo se va bene. Ok, allora, questo sta a posto. Erano rimasti qui, così. Vabbè. Questo è importante, altrimenti quando uno tira potrebbe uscirsene via, capito? Questi fermi sono molto importanti, che devono bloccare il filo, altrimenti quando uno tira la presa, la caccia via. Se ne escono i fili invece di uscire la presa. Ecco. Due. Tre. Quattro. Sono le 16. La campana della chiesa che suona.
Ogni ora suona. Quelli che abitano vicino hanno un problema perché quando arriva a 24, adesso erano fatti 4, però una volta erano 16, ne faceva 16. Poi all'una cominciava 1, alle 2 di notte 2, mamma mia. Non so se l'hanno bloccata di notte, non ricordo. Se l'hanno bloccata solo di giorno, comincia la mattina alle 7, boh. Alle 7 fa 7 intocchi, 8, 10, 12, 12, all'una 1, alle 2, 2, come se fosse l'una di notte praticamente. Sembra che l'ho stretto bene, ma più di questo. Vediamo un po'. Sì, ci possiamo accontentare ragazzi. Ecco qua. Va bene allora, ora rimontiamo così, questo qua c'è un merso, sì, ha un merso sicuro perché è questo. Ecco qua. Il verso è questo, vedete? Andiamo a stringerlo. Questo è un bel brevetto perché vedete, non puoi sbagliare, ha anche la guida quando entra la presa. Non la puoi mettere al contrario volendo, no? Perché qua poi c'è la scarica a terra, quindi poi la scarica a terra l'hanno fatta più spessa proprio apposta per evitare errori. La monofase non succede perché la scarica a terra sta sempre al centro. Sono tre fili, positivo, negativo e la scarica a terra che sta al centro. Mentre qui la scarica a terra è laterale. E vedete, questa l'hanno fatta più spessa apposta, perché altrimenti uno sbagliava, allora ci lasciava la pelle, se non ci sta il salvavita. Qui il salvavita c'è, in questo gruppo elettrogeno, però non l'ho collegato con la presa di terra, quindi la paura ci sta sempre, che non scatta. Va bene, signori, il lavoro è stato fatto, questo va inserito nel gruppo elettrogeno. Questo qui lo rimetto a posto e lo levo, restringiamoli questi per non perderli, potrebbe servire, non lo so. Queste sono delle prese che sono pure fuori norma, credo, ma non si usano più. Non si usano più. Non sono a norma queste qui. La presa di terra doveva stare qua al centro, qui, vedete? Ma non c'è. E qua. Questo lo mettiamo così, questo lo mandiamo così, ecco, buonanotte. Buonanotte ai suonatori. Guarda, va, ecco, incredibile, se ce lo vuoi mettere non ce lo metti. Poi questa va con questo verso, questi sono i due buchi, questi sono i due buchi, la mettiamo, non ce l'ha in mezzo? Ah sì, ce l'ha, eccolo. Vedete che anche questa c'è il suo verso, ecco, vedete? E qua è questa qua. Ecco, beh, ma tutte hanno un merso, per forza ci deve stare una guida, vedete? Ecco. Poi rimettiamo le sue vitine. E abbiamo finito. Ok, se questo video vi è piaciuto, a parte l'intermezzo del gatto, che è stato simpatico, perché una cosa incredibile, se io ero pronto con la telecamera, lo potevo immortalare, perché ha fatto uno scatto di 2 metri, di più. Dico, ha beccato un topo. E invece una lucertola, che le lucertole in fin dei conti non fanno male a nessuno, mangiano gli insetti che sono dannosi per l'agricoltura. Alla fine la lucertola è utile. Il topo invece non lo so, non credo che sia utile per l'agricoltura. Assolutamente. Ok, allora ho finito. Mettiamo tutto a posto e andiamo a cercare di accendere il gruppo elettrogeno. Vediamo se riesco ad accenderlo. Ci credo poco perché la batteria scarica. Nel frattempo però io potevo mettere a caricare la batteria, lo vedi? Come sono cretino? Va bene, passo e chiudo.